Allora, benvenuti a tutte e a tutti. Siamo in compagnia di una delle figure filosofe e pensatrici più stimolanti oggi, Alessandra Chiricosta, filosofa appunto, marzialista e soprattutto pensatrice. Io ti vedo così. Oggi anche ti interpello in questo modo, oltre ovviamente a fare diciamo appello a tutta la tua conoscenza che è vastissima. E per le funambole radioattive abbiamo pensato a te perché volevamo avviare una riflessione sul mito. E questo perché, diciamo, oggi siamo in carenza di punti di riferimento, di figurazioni, di discorsi proprio sul presente. E quindi possiamo attingere, no, Alessandra, a invece a delle figurazioni che non sono presenti perché sono oscurate magari dal discorso dominante. Ma sono vere, sono attive e nel riraccontarle, quindi nell'esigenza di riraccontare, di farle emergere, di farle rivivere nuovamente, noi pensiamo che ci possano essere delle leve per il presente, no? Sì, grazie Sara, soprattutto delle belle parole ogni volta dedichi nei miei riguardi, che mi caricano anche di responsabilità incredibili, quindi cercherò di essere all'altezza di tanta fiducia. Comunque, sì, allora, il mito. Sono perfettamente d'accordo, tra l'altro, nel mio bizzarro modo di fare filosofia, utilizzo tantissimo proprio non solo il mito come mitologia, cioè quindi come racconto dei miti già detti nel passato, e già quello che dici tu è evidente, cioè le mitologie cambiano in realtà. Il mito ha questa stranissima caratteristica che di dover essere teoricamente, almeno quando studiai anche io i primi esami di storia delle religioni, ormai tanti, tanti anni fa. E la caratteristica del mito è di essere un discorso al di fuori della storia che però fonda il procedere storico, cioè dal mito poi deriva la storia, quindi la famosa fondazione di un ordine. Ma proprio per questo poi invece ha questa caratteristica di essere questa rifondazione che nel percorso della storia viene ricambiata ogni volta perché c'è bisogno di dare a volte luce, a volte autorizzazione, a volte invece oscurare percorsi differenti. Quindi in qualche maniera quello che un po' caratterizza una certa lettura mitologica è anche, come al solito, se ritorniamo poi ecco, al termine mythos, come dicevamo, come racconto, è un racconto, i racconti possono essere raccontati da tanti agenti e attori diversi. E noi in genere nella mitologia abbiamo i racconti ufficiali, poi buona ricerca mitologica ci aiuta a far emergere invece tutti i vari, le varie dinamiche dei racconti. E i vari appunto attori che hanno poi tramandato queste storie. Quindi il mito è anche capace di far emergere le tante voci discordanti, la pluralità che fonda poi degli ordini. Ma una caratteristica che poi a noi spesso, che sono appunto imbevuti di cultura classica, con orgoglio per molti aspetti, ma a volte detta dalla parte solamente letta dalla parte del vincitore, quello che sfugge è che la mitopoiesi è un'attività. Cioè, nel senso che noi continuiamo a fondare storie in cui decidiamo di credere, tutto sommato, più che altro per dare anche, e che queste storie, queste figurazioni, figure, possono guidarci centrare la nostra attenzione appunto su certe caratteristiche che magari dalle narrazioni ufficiali sono oscurate, non solo nei contenuti, ma anche e soprattutto nei modi. Quindi, e oltretutto ignoriamo anche il fatto che noi siamo immersi in attività mitopoietiche. E se noi pensiamo anche che la mitopoiesi mainstream per eccellenza da molto tempo a questa parte è data dal mainstream dei film hollywoodiani, per esempio, che non ci dicono solamente cosa è importante, ma anche gli unici modi impossibili in cui come concetti, come può essere guerra, conflitto, ma anche
relazioni tra persone, relazioni che infatti sono quasi sempre monogame e eterosessuali, devono disciplinarti, cioè danno proprio un codice di comportamento che viene riportato. Quindi è anche nelle dinamiche che possono sembrare più eversive, quelle in realtà noi ora stiamo vedendo, cioè, questa specie di falsa comprensione, falsa percezione, cioè che l'innovazione sia solamente un'innovazione tecnologica, ma come ci dicono in tante, tra cui anche soprattutto Bredotti, questo tipo di innovazione non è per niente un'innovazione, è un ripetere in altre forme però lo stesso mitos e lo stesso racconto. Allora io, come filosofa femminista, marzialista, invoco, mi prendo in mano la capacità mitopoietica con tutta ovviamente la superbia e la tracotanza, questo è la hubris, come avrebbero detto gli antichi, che questo comporta, e invece penso che sia proprio fondamentale, ma dico, io molto immodestamente, come molte altre pensatrici ben più autorevoli di me stanno facendo nel mondo in questo momento e hanno fatto in passato, di cercare delle figure o figurazioni che siano appunto non le intendo né come metafore né come simboli, poi ognuno ne fa l'utilizzo che crede, ma proprio come delle guide che siano capaci di mettere in luce elementi non chiari. Per fare questo, a volte sì, prendo delle storie del passato, si possono prendere le storie del passato e ritrasformarle alla luce di come possono essere incarnate nell'oggi, dando proprio al valore incarnato il senso più concreto e letterario del termine, perché, come ricordavi, essendo una marzialista, quindi anche abbastanza anche con una certa dimestichezza nelle filosofie, nelle arti dell'Asia orientale e del sud-est asiatico, dove non esiste una separazione tra mente e corpo, ma le filosofie si agiscono e si pensa col corpo e si agisce con la mente e viceversa, è un continuum. Per me è assolutamente importante, anche come ricordava poi la grande Angela Putino, che questo soggetto sia carico di predicato, cioè che quello che noi poi andiamo a fare con questa figura sia un pensiero che poi sia volto all'azione. Quindi entrare nella mitopoiesi significa proprio divenire quella forma di mitos che noi andiamo a raccontare, divenire la storia che vogliamo raccontare. È tanto più importante quanto più questa incarnazione in questo momento è particolarmente difficile, se non impossibile. Ora, vabbè, ci sarà la fase 2. Quindi vedremo che cosa succederà, come i nostri corpi saranno ingaggiati nuovamente in una vicinanza o in una relazione, però diciamo che finora almeno l'isolamento ci ha abbastanza bloccato nel corpo, no? In quanto proprio dimensione assente quasi, se non appunto per i nostri conviventi e diciamo appunto le piccolissime uscite che ci sono state consentite. E quindi diciamo anche pensare al corpo, qualunque cosa accadrà, come un cosmo agente, no? Cioè nel senso che è già di per sé un insieme di movimenti, no? Che interagiscono tra loro, secondo me, secondo noi, che io lo prendo da te, questo concetto, no? È molto d'aiuto per capire che non c'è bisogno di un innesco esterno per agire una determinata, come dire, ispirazione, figurazione o idea sulla nostra forza che ci possa venire da qualche parte, no? Quindi l'idea che abbiamo avuto è quella di fare delle pillole, di cui questa è un'introduzione, che riguardino appunto la relazione tra delle figure storiche e questi movimenti corporei, no? Di cui ovviamente parli tu, perché sei la titolare. Va bene, sì, questo fa riferimento a due elementi, uno che sono il concetto e le pratiche del corpo. Mi permetto di osservare, insomma, seguendo quello che dici tu, che noi abbiamo poi questa immagine, come al solito, nelle nostre culture cosiddette occidentali, almeno nella maggioranza, questa immagine del corpo sempre come se fosse un qualcosa di esterno da noi e che incontriamo in alcuni casi. Cioè, il nostro corpo continua a essere presente anche nella separatezza, è questo che è. E questo momento, quindi, noi diciamo che c'è un'assenza, una prossimità di altri corpi, ma in realtà noi siamo in continuo contatto con altre forme di corporeità, che siano anche non antropiche, di continuo e anche adesso.
Il corpo che noi viviamo in questo momento, il nostro, ora possiamo dire che siamo, ora cito, faccio la saggia, il famoso adagio di Lao Tzu, che restando fermo a casa conosco l'universo, in una corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo. Ora non intendo dire ovviamente che questa sia la condizione privilegiata, ma che saluto questa situazione come la più felice della Terra, sicuramente no, sarebbe orrendo per tantissimi aspetti, anche per la drammaticità che si porta dietro di morti, di malattie, di sofferenze. Dico solo che in un'occasione del genere è appunto leggere e scrivere un'altra mitologia significa anche incarnarla, anche, significa anche vedere come in questo momento particolare i nostri corpi siano non semplicemente assenti, ma siano. Percepiscano questa assenza ancora di più perché siamo immersi in una dimensione di paura e che abbiamo introiettato totalmente e di questo siamo scarsamente consapevoli, cioè proiettiamo la paura sempre come una dimensione esterna, come un sottattacco, ma la paura è un qualcosa che, come ci insegna la medicina tradizionale cinese a cui tu facevi riferimento col termine movimenti e che ora chiariamo immediatamente. È la caratteristica della paura che è associata al movimento acqua, a un malfunzionamento, attenzione, un disequilibrio del movimento acqua, significa proprio quel tipo di blocco che ti impedisce un altro tipo di percezione, proprio l'oscurità. Allora, per far sì che invece questa oscurità possa ritornare a essere quella fluidità che permette, l'oscurità ha un aspetto anche estremamente bello, positivo, è quel momento di protezione da cui de che deve esserci perché possa nascere qualcosa di diverso, è quel movimento prima dei movimenti manifesti che è quello che origina veramente, quindi necessariamente deve stare dove è oscuro, dove noi vediamo confusione, però proprio in abbissarci, come delle sirene, che forse vedremo alla fine di questo, di questo percorso, come dei fantastici polpi tentacolari alla ricerca di altre dinamiche, può esserci utile. E allora quello sì, chiariamo il mistero. Come diciamo, svolgo anche nel mio ultimo libro, Un altro genere di forza, questa teoria dei Wu Xin in cinese, cioè i cinque principi agenti o cinque movimenti o cinque elementi, è un termine che può essere variamente tradotto, è proprio il fulcro di una delle principali scuole filosofiche della Cina classica e non solo, ma che praticamente è diventata una sorta di Weltanschauung di senso comune nella gran parte dei territori dell'Asia orientale e del sud-est asiatico. E praticamente è una derivazione in qualche maniera della filosofia Yin-Yang, che già conosciamo un pochino di più, dove ci sono sempre due polarità. La non dicotomia, assolutamente non separatezza, come due, dico sempre due poli di una batteria, due cariche energetiche, una negativa e una positiva, che interagiscono, interagendo creano la dinamica che noi chiamiamo vita, l'energia. Ma questo non avviene solamente in una maniera così vaga, ma ha dei precisi passaggi che nella dimensione terrestre, sto estremamente semplificando, hanno proprio questo ritmo di cinque movimenti, cioè cinque fasi di trasformazione, per cui preferisco ad esempio il termine movimenti ad altri che sono stati utilizzati, ma solo per questa, per come l'intendo io in questo momento, e in cui sono dei principi in cui noi possiamo bene o male descrivere l'interezza delle situazioni che noi troviamo, quindi da posizioni geografiche a sapori, a colori, ma stati d'animo, partizioni del nostro corpo. Stati emotivi come, che ne so, proprio invece organi e visceri, praticamente la totalità cosmica, la totalità della Terra si può tradurre nel termine di questa scansione di cinque movimenti. Che però la cosa importantissima è che sono appunto, si parte, non detto l'acqua che è al nord ed è il primo dei movimenti, si passa al legno che è all'est, la primavera, il colore verde, il sapore acido, il fegato e la vescica biliare, per dire tutto, per dare degli esempi. Il legno genera il fuoco, il sud, cuore, intestino, sapore amaro, colore rosso, bla 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 bla. Il fuoco genera la terra, l'equilibrio, milza stomaco, il sapore dolce, le interconnessioni. La terra genera il metallo, l'ovest, il distacco, i polmoni, la tristezza, la capacità di pianto, e a sua volta il metallo genererà l'acqua. Quindi è un ciclo continuo.
La cosa estremamente interessante rispetto alle nostre modalità di vedere questa articolazione è che i Wuxing mettono un'enfasi sul fatto che queste siano forze, cioè sono movimenti proprio, non sono categorie in cui noi dobbiamo trovare una posizione, sono forze che giocano costantemente nella loro interazione nei nostri corpi. Quindi l'equilibrio negli elementi, nei principi e tra i principi è la cosa più importante. Quindi già vediamo che quello che ci si presenta è una visione dei nostri corpi, così come i corpi singoli, come i corpi collettivi, il corpo cosmico, direi, come campi di forza all'interno di campi di forza sempre più grandi, che interagiscono tra di loro. Per questa ragione, diciamo, in questa complessità e in cui appunto in questi giochi abbiamo che ciascun movimento genera il successivo e controlla quello dopo ancora, nelle famose due leggi, la madre nutre la figlia e la nonna controlla la nipote, in cui ogni movimento però è nello stesso tempo nonna, madre e figlia di qualcun altro, quindi avremo l'acqua che genera il legno e controlla il fuoco, il legno che genera il fuoco e controlla la terra, il fuoco che genera la terra e controlla il metallo, così via. Quindi ciascuno di questi movimenti non ce n'è uno che ha una supremazia sugli altri, ma questo almeno dovrebbe essere l'equilibrio in cui andiamo. Ora, se qualcuno di questi elementi entra in una forma di sofferenza per tante ragioni, o di esubero, di eccesso o di privazione, crea un inceppo in tutto il circuito. Quindi il nostro scopo è in qualche maniera andare a riportare calore laddove c'è un eccesso di freddo, nella relazione tra fuoco e acqua in questo momento, dove la nostra acqua, invece di essere un'acqua diciamo a temperatura ambiente, cioè quel tipo di temperatura, sì, abbastanza fredda da preservare, ma troppo fredda congela, appunto, e quello è il senso della paura, occorre trovare qualche altra narrazione che ridia un po' di fluidità a quest'acqua, in modo che non finisca per diventare invece un elemento di totale blocco e molto pericoloso. Io sono molto più spaventata da come, ecco, ora dirò una cosa anche di una certa, forse non intendo provocare, o meglio, provocatorietà nel senso proprio letterale del termine, cioè chiamare a un intervento, una risposta, anche là, nel senso di smuovere. E non è il virus il nostro problema, è come noi reagiamo al virus. E abbiamo dei sistemi immunitari, sia come corpi singoli che come corpi collettivi, che sarebbero molto in grado di avere una gestione di questo. Il decidere che l'unica risposta sia il blocco e la paura, in senso assoluto, non con questa capacità di capire dove e quando devo limitare una cosa per poter consentire il fluire di un'altra. Questa visione purtroppo dicotomica, che purtroppo accompagna gran parte delle nostre culture, per me è una visione altamente mortifera, che condanna la paura come forma di controllo e dominio. Io ho questo dominio da Amazzone, mi ribello. E cerco di trovare però una ribellione che sia senza mira non ha senso. E per cui continuo a dire, la mia risposta al virus è potenziare il mio sistema immunitario. La mia risposta alla paura è originare altri racconti che non siano racconti di paura. Benissimo, io penso che ecco, questa sia veramente la migliore introduzione che potevamo pensare. Io vabbè, ti ascolterei in eterno, ovviamente, mi fanno proprio andare da un'altra parte, cioè mi attivano appunto proprio dei sistemi di analogie e di arricchimenti continui, quindi credo e spero che insomma che sia così per tutte e tutti, e quindi niente, allora chiudiamo questa introduzione dandovi appuntamento alle prossime pillole, che diciamo ognuna prenderà in considerazione un movimento e un racconto mitopoietico. Quindi rimanete insomma, stay tuned, come si dice, insomma, state con le antenne dritte, perché tra poco insomma verranno poi pubblicati tutti
tutti questi altri, tutte queste altre puntate. E quindi per ora vi salutiamo e vi, ci vediamo presto, insomma. Ok. Ciao Ale. Ciao, ciao Sara.